una cosa importante, un premio importante. Devo ringraziare in primis il sindaco Foresta, che ha voluto che venissi oggi a ritirare questo premio. È un grande onore, perché poi ho scoperto che forse è uno dei primi premi dove si premiano le eccellenze locali. Oggi ho visto tantissime professionalità che sono, ahimè, fuori dal comune di Mesoraca, ho visto tanti artisti che lavorano anche fuori, ho visto qualche azienda, ho visto le associazioni. Comunque, per un comune del Crotonese è solo un vanto. Faccio i complimenti all'amministrazione comunale, che è riuscita alla quinta edizione, ad arrivare alla quinta edizione con un grosso successo. E la cosa bella è proprio valorizzare chi opera con onestà, con tenacia, per arrivare a risultati importanti. Speriamo di subire questo rischio, lo prendiamo tutto, però al di là di questo, per stare con i piedi per terra, noi siamo convinti che siamo un ottimo gruppo. Ancora il percorso è lungo, ne abbiamo fatto quasi metà, speriamo di arrivare a un bellissimo traguardo, perché se il Crotone arriva a questo traguardo, darà sicuramente al territorio, compreso anche il comune di Mesoraca, La possibilità di essere un traino, almeno per quanto riguarda la comunicazione. Noi siamo a disposizione delle amministrazioni, siamo a disposizione del territorio per fare comunicazione positiva del territorio, come ha fatto l'amministrazione di Mesoraca questa sera qui al Consiglio. Niente, un buon Natale, un felice anno nuovo, io lo dedico a chi ha bisogno, a chi oggi soffre. Noi siamo sempre vicini a fare beneficenza, la faremo ancora e cercheremo di dare una mano a chi soffre. Poi niente, auguri a tutti i concittadini mesorachesi, a tutta la provincia, a tutta la Calabria e forza Crotone. Per me, per noi Mesoraca, aver avuto qui un rappresentante della famiglia Brenna, per poterlo ringraziare direttamente per i grandi sacrifici che hanno fatto, che stanno facendo e io mi auguro che faranno per la nostra regione, perché oramai il Crotone Calcio non rappresenta più una provincia, ma rappresenta appunto la regione Calabria, e l'orgoglio della regione Calabria è al fatto riscoprire, sta facendo riscoprire l'appartenenza ai nostri concittadini, specialmente a quelli più lontani che si ritrovano la domenica a seguire la squadra nei vari campi di Serie B. E io mi auguro l'anno prossimo di Serie A.